E noi siamo qui oggi a Palazzo Giustiniani, a Conti da te, sempre nel Senato, e saluto Laura Boldrini, cara amica Presidente della Camera, chi l'avrebbe detto? E chi l'avrebbe detto? Una delle poche luci degli ultimi tempi nel nostro paese. Beh, noi siamo qui, voi l'avete colto, cittadini, associazioni, e voi, siamo qui per un atto di corresponsabilità, non dimenticate questa parola. È un atto di cittadinanza, perché cittadinanza significa essere persone corresponsabili. E ogni persona è chiamata a contribuire per il bene comune, che è poi la premessa di quello individuale. La gente vuole questa storia. Noi qui per guardare anche dentro le nostre responsabilità di cittadini. Dobbiamo fare di più ed assumerci anche come cittadini di più la nostra responsabilità. Non basta solo protestare, non basta solo denunciare, non basta solo chiedere agli altri di fare, non basta delegare solo la politica a stare ad aspettare, non basta solo criticare, bisogna fare insieme. Politica e servizio, ma oltre che il dovere della competenza è necessario da parte di tutti onestà e sobrietà, vi prego, e coraggio, imparare da che parte stare. Viviamo da anni una profonda crisi di democrazia, che piacciono qualcuno, e devo dire anche dei poteri, sono stati, non dico tutti, ma molto distanti dai beni comuni, quanto vicini agli affari privati. E tutto questo, detto in italiano, ha alimentato, grazie a una rete di convivenza e complicità, un sistema di abusi e di privilegi. Vedi il conflitto di interessi, che bisogna sistemarlo in fretta, per piacere. Sistemarlo in fretta. Cose. Questo non vuol dire semplificare, vi prego, ma vuol dire chiamare con loro nome le cose, i problemi, come stanno. Perché le mafie si alimentano di tutto questo, ci è stato appena ricordato. Ma lasciatemi dire quello che sta qui nel mio cuore, e voi lo sapete molto bene, che tra le democrazie avanzate d'Italia che amiamo, è il nostro paese, e siamo qui perché vogliamo che cresca, che sia chiaro, sotto, trasparente, una politica di valore, di contenuti, di sostanza. È un atto d'amore essere qui, credetemi, ma anche nel dirci che tra le democrazie avanzate l'Italia è quello meno cresciuta sotto il profilo economico e più sotto quello delle disuguaglianze sociali. E questo che è avvenuto negli ultimi anni è davanti agli occhi di tutti. E quando gli interessi pubblici vengono mangiati da quelli privati, in questo caso dalla criminalità e non solo, è inevitabile che un paese si impoverisca. Questa è la storia nostra.